50.000 partecipanti, la 50ª edizione della Maratona di Berlino, oltre 7.000 americani, tantissime scelte di scarpe. Questo è il racconto di quali scarpe sono state utilizzate a questa maratona. Dietro di me c'è il podio. Ovvio, il racconto ve lo faccio dal giardino di casa, però comunque queste sono le principali curiosità che ho voluto approfondire durante questa maratona, sapendo che purtroppo, vi metto il video, non ho potuto gareggiare, visto che mi sono infortunato 2 settimane fa a Copenaghen. È stato comunque davvero un lavoraccio con un hard disk da 4 tera, ad ogni modo ho filmato i primi 500 all'arrivo con 2 telecamere, ho utilizzato 5 batterie e comunque queste sono le considerazioni più importanti che ho analizzato dal mio giardino di casa e ve la racconto. Mi viene assolutamente il mal di testa per capire che devo analizzare i filmati di 500 runner, però comunque è uno degli aspetti che ho sempre amato della statistica e quindi lo farò davvero volentieri. Questo video è sponsorizzato dalla melatonina, perché nella mia situazione devo assolutamente gestire la calma, non riesco a farlo nello stesso posto. Comunque le cose che ho voluto capire sono, in primo luogo, quali sono le scarpe emergenti. A livello di marche emergenti, secondo me non ce ne sono stati più di tanti, anche perché il ciclo di vita di queste scarpe, soprattutto per il podista amatore che volesse correre velocemente, resta di 1 o addirittura 2 anni, e quindi sono ancora utilizzate le scarpe dell'anno scorso. Visto che oramai le scarpe al carbonio sono state introdotte nel 2018-17, io l'ho utilizzata a New York in quell'anno, la cosa interessante da capire era: utilizzano i podisti amatori super evoluti l'ultimo modello oppure invece i modelli precedenti? Non sono poi così sorpreso che il vincitore della maratona maschile ha utilizzato un modello del 2021, le Vaporfly 2, mentre sul podio femminile è stata utilizzata addirittura la Vaporfly versione 1 del 2019, cosa che ci fa pensare che comunque queste scarpe sono più longeve di quello che invece ci avevano raccontato, come se fossero delle favole. Tra l'altro, sarebbe gustoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Purtroppo, visto che sono infortunato, saranno sicuramente copiose. Fun fact: ci ho messo 45 minuti a filmare i top 500, mentre all'UTMB in 45 minuti abbiamo filmato solo i primi 10. Ci hanno poi detto che per correre velocemente bisogna utilizzare le scarpe al carbonio. Qual è stato il primo atleta che ha corso senza una scarpa al carbonio e che posizione ha ottenuto? Visto l'altissimo livello della maratona di Berlino, nessuno dei primi ha utilizzato una scarpa senza la piastra in carbonio, mentre la prima scarpa giunta al traguardo che era più flessibile era la Superblast versione 2, e nei prossimi giorni reel su Instagram per dire chi è e quanto ha fatto. In realtà poi, dopo aver chiesto al VAR e rivedendo tutti gli atleti, sembrerebbe che l'utilizzatore, il nostro eroe, delle Brooks Hyperion, modello precedente rispetto a questo, sia stato effettivamente il primo a tagliare il traguardo con una scarpa senza il carbonio. Poi ovviamente la curiosità di tutti è capire se nel duopolio Nike Adidas gli ha vinto dai due, e soprattutto quali modelli sono stati utilizzati. A livello di duopolio, i due marchi più dominanti del mercato, avevo detto nel reel di lunedì che Adidas sta prendendo sempre più piede, sicuramente rispetto a 2 anni fa ha guadagnato quote di mercato. D'altro canto, analizzando i top 500, è pari e patta, e Nike e Adidas sono i due marchi utilizzati dal podista amatore per correre sotto le 2 ore 30, ma anche sotto le 2 ore 45. Mi sarebbe anche piaciuto capire cosa utilizzano i podisti che corrono sotto le 4 ore, però in questo caso c'è tantissima gente e dovrei dedicarci un'infinità di tempo che non ho, e quindi mi sono limitato a capire quali marchi venivano utilizzati dai primi 500. Avevo però l'hotel al 31esimo chilometro, anche se non ho filmato, comunque ho notato davvero parecchie. Per le persone che correvano sotto le 4 ore, Asics, Brooks e Saucony. Un altro aspetto che ha attratto davvero significativamente la mia curiosità è legato al fatto che comunque ora sono disponibili anche i marchi asiatici, e uno di questi ha brillato particolarmente, soprattutto tra i top atleti che effettivamente non erano sponsorizzati dal duopolio. Per alcuni una sorpresa, per altri una conferma. In effetti Li-Ning sta entrando sul mercato europeo e ha
aperto un canale Amazon, quindi potrebbe essere questo marchio utilizzato dai podisti amatori nei prossimi mesi. Sicuramente gli elite kenioti, ma anche i francesi, la utilizzano e hanno fatto davvero dei tempi fantastici. Un altro aspetto secondo me molto interessante è il marchio svizzero On Running, che sta prendendo piede sul mercato mondiale. Quante persone hanno utilizzato questa scarpa e soprattutto se hanno preso EcoBoom V3 oppure l'ultimo modello Strike. Lato On Running, il marchio svizzero sta sempre prendendo più piede e in effetti molti podisti amatori hanno utilizzato questa scarpa alla maratona di Berlino e, siccome sono, come direbbero i latini, early adopter, non è stata scelta la Eco V3, che è quella di quest'anno, mentre è stata preferita la Strike, che invece è stata lanciata qualche settimana fa. Un altro aspetto che ha destato il mio interesse è quante persone hanno scelto ASICS e soprattutto hanno preso il modello Metaspeed Sky Plus oppure il modello successivo di quest'anno, Paris. A livello ASICS è sicuramente il terzo marchio più utilizzato alla maratona di Berlino e, come si suol dire, ne ho viste di tutti i colori. Di fatto i podisti professionisti utilizzavano l'ultimo modello, tra l'altro nella nuova colorazione, non quella Paris, mentre i podisti un po' più anzianotti oppure non sponsorizzati prendevano uno dei colori a caso a seconda di quello che hanno trovato sul mercato. A livello femminile poi una delle valutazioni che volevo fare era capire se veniva scelta una scarpa tra virgolette più accomodante, quindi con una stiffness, con una rigidità inferiore, e la risposta chiaramente è proprio sì. A livello femminile, se volete risparmiare un coffee, vi posso dire che le due scarpe più utilizzate sono le New Balance Elite V4 oppure le Vaporfly 3, che sono meno aggressive, e poi soprattutto se siete podisti sopra le 3 ore, questa scarpa, l'Elite V4, potrebbe essere suggerita perché davvero è meno aggressiva. Ero anche curioso di capire se le scarpe Keep Run, che sono migliorate rispetto a quelle dell'anno scorso, le KD 900X L, sono state utilizzate dai podisti amatori evoluti, e la risposta è ancora come l'anno scorso, probabilmente no. A livello Keep Run, due considerazioni. In primo luogo, sicuramente sono presenti oramai a tutte le maratone mondiali. In secondo luogo, hanno partecipato i podisti elite alla gara delle Olimpiadi. Chiaramente, però, per ora, visto che il modello ultimo non è ancora presente sul mercato, queste scarpe non sono ancora utilizzate dai podisti che corrono tra le 2 ore e 30 e le 3 ore. Ho voluto anche capire come si è comportata la New Balance Elite V4, che è sicuramente una scarpa molto reattiva e potrebbe essere leggermente più accomodante rispetto invece ad altre presenti sul mercato. Più passavano i minuti, più sicuramente si vedevano scarpe gialle e bianche. Questa scarpa Elite rappresenta secondo me una scarpa adattissima per chi volesse correre tra le 2 ore 45 e le 3 ore, ma anche, perché no, qualche minuto in più, perché comunque è davvero una soluzione fantastica, ma comunque la scarpa è soltanto uno strumento. Chiaro poi che volevo anche capire se Soconi ha portato tanti podisti a utilizzare le proprie scarpe e soprattutto sono rimasto sorpreso di quali scarpe questi podisti hanno utilizzato. A livello Soconi ce n'erano meno del previsto, meno di quello che secondo me dovrebbe essere, e poi soprattutto non veniva utilizzata l'Endorphin Pro 4, ma molto più spesso l'Elite, che secondo me è davvero eccezionale. Ovviamente poi la demografica della maratona di Berlino non aiuta, e se fossero stati in Italia probabilmente questa scarpa sarebbe stata più utilizzata. Invece in casa Mizuno chiaramente le Rebellion Pro versione 2 sono sicuramente davvero molto reattive, ma quante persone l'hanno utilizzata? A livello Mizuno poi la scarpa, sia la Rebellion 1 sia la Rebellion 2, è stata utilizzata più di quelle dei competitor, perché effettivamente è davvero molto aggressiva e vi consente sicuramente di correre sotto le 2 ore 30. Visto che poi venerdì sono andato a un evento Oca, sono anche curiosissimo di capire quante persone hanno utilizzato le scarpe Oca e soprattutto quale modello. Lato Oca invece, che hanno avuto il first mover advantage, ossia sono stati i primi dopo Nike a introdurre la scarpa con il carbonio, le Cielo X1 non sono state utilizzate, mentre ho visto parecchie Oca Rocket X2, però percentualmente mi sarei aspettato qualcosa di più, anche perché sul mercato dei podisti tappascioni questo marchio è davvero ben utilizzato.
Un'altra cosa che volevo valutare era capire qual era la scarpa più utilizzata dai TOF 500 Runners, e qui la risposta è assolutamente facile. Non sono ovviamente riuscito a capire sui 45.000 qual è stata la scarpa più utilizzata, sicuramente nei primi 100 la risposta è Alpha Fly versione 3, colorazione varia. Ripeto, ci vuole davvero tantissima pazienza a fare un video di questo tipo. Un altro aspetto che mi ha interessato è capire se Brooks ha portato degli atleti nelle prime posizioni. Sicuramente ho visto Diego, che è il mio amico e con cui collaboravo prima su The Running Pit. Lato Brooks, invece, le Hyperion Elite versione 4, che sono migliorate rispetto ai modelli precedenti, non sono ancora utilizzate dai polizia amatori perché c'è il tarlo mentale che questa scarpa non utilizza ancora il PIBA, ma nella versione 5 questa cosa cambierà. E poi, visto che siamo in Germania, ero interessato anche a capire se Puma, che ha lanciato la nuova Elite versione 3, potesse essere utilizzata dai top runners. A livello Puma ce n'erano assolutamente più del previsto, secondo me oltre il 5% dei 500 podisti amatori. Questa Elite, secondo me, è davvero morbida, reattiva e al tempo stesso non così aggressiva, però può essere utilizzata anche per correre sotto le 2 ore 10. Mentre continuano ad arrivare persone, un altro aspetto che volevo valutare è se Under Armour, che comunque ha una scarpa davvero velocissima, potesse essere utilizzata dal podista amatore evoluto che corre sotto le 2 ore 30. Invece, nonostante la presenza di oltre 7.000 americani, nessuno ha utilizzato, praticamente nessuno, questa Under Armour Velocity Elite 1 oppure la 2, una scarpa davvero molto aggressiva, ma comunque probabilmente per ora la preferenza è su altri marchi. Un altro fatto non così sorprendente è che comunque Salomon, azienda trail, è riuscita a portare dei podisti amatori evoluti a correre anche in strada qui a Berlino con delle scarpe che secondo me sono davvero super. Non così sorprendentemente invece le Salomon Phantasm S2 sono state utilizzate più di quello che mi aspettassi, anche perché sono una scarpa davvero super reattiva, veloce e nonostante tutto non sia così aggressiva. E poi ho voluto anche cercare di capire se qualcuno dei podisti amatori evoluti utilizzasse una scarpa Zero Drop con il carbonio, altra era comunque davvero presente all'Expo. A livello Zero Drop non ho visto una scarpa utilizzata dal podista amatore per correre sotto le 3 ore, anche se altra ha introdotto un modello, le Vanish Carbon 2, che secondo me potrebbe essere utilizzabile. Chiaramente però ci sono anche altre alternative. Altra cosa che ho voluto valutare è se c'erano persone che utilizzavano le scarpe da 100 grammi che erano presenti all'Expo, le 361 Nude, ma secondo me non c'era nessuno, però i cinesi erano davvero presenti. Interessante notare che non sono state utilizzate le scarpe da 100 grammi, hanno preferito quelle da 200 grammi, anche se all'Expo della Maratona di Berlino 361 era presente con le Nude, che non sono queste, ma che comunque sono, secondo me, davvero una proposta eccezionale. Un altro aspetto molto interessante, ero curioso di sapere quante persone poi effettivamente postassero su Strava la loro corsa, e mentre stavo vedendo una ragazza con il cartello Strava, è arrivato il suo fidanzato e l'ha abbracciata. E qui le statistiche sono davvero eccezionali: 54.000 hanno preso parte alla maratona, 45.000 hanno concluso e 30.668 hanno fatto l'upload su Strava. Se non sei su Strava, non sei da nessuna parte. Se foste interessati ai risultati, vi metto un link su Ko-fi per scaricare il file Excel, che potrebbe interessare sicuramente a qualcuno della community. Il file in effetti è stato completato, ci ho messo più tempo. La cosa veramente importante è che, leggendo questo libro, non so se decidermi se pubblicarlo su Ko-fi, però il potere dell'informazione è fondamentale, effettivamente magari nei prossimi giorni ci penso. Poi è chiaro che potevo restare a filmare non soltanto i primi 500, ma anche i primi 5.000 o perché no tutti i 50.000. Mi serviva un disco un po' più importante di 4 teravolt. Nel frattempo stay strong, keep running, mandatemi un Ko-fi per favore, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima. In realtà l'unica cosa che posso fare ora che purtroppo la mia mitica Bonnie è volata in cielo è farmi o un Terabody o un Compex. Ciao, comunque, alla prossima.